Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi rispolvero, tiro fuori nuovamente Starbound, ma con una novità, perché ho scaricato una delle mod più grosse, più complete che esistano, che si chiama Fracking Universe. Come vedete scritto in alto, Powered by Fracking Universe. Cambia tantissime cose, aggiunge un sacco di biomi, centinaia di nuovi pezzi d'armatura, più di 100 mostri, migliaia di pezzi, decorazioni, craftabili, dei dungeon enormi, soprattutto per la fine del gioco, centinaia di dungeon piccoli, quest, subquest, insomma una cosa ultra completa, oltre al completamente rivisto sistema di crafting, si può, se non erro, anche generare l'energia elettrica, si può craftare la propria... la coltivazione non si poteva già fare, però si possono allevare le api, si possono craftare cose da bere, come il vino, liquori, insomma, hanno aggiunto di tutto. E pensate che questo ha una wiki, questa mod ha una wiki sua. Infatti se cercate tante cose particolari per Starbound, tipo io ho cercato, ero curioso se era possibile generare energia elettrica nel gioco, se aveva questo sistema. Sono finito sulla wiki che diceva, crei questo, quell'altro, mi dico, ma cavoli, ma c'è tutta sta roba su Starbound? No, in realtà ero finito nella wiki di questa mod. Quindi andiamo a creare il personaggio. Vedete che le razze sono molte, ma molte di più, ce ne sono veramente tantissime. Io poi sono abbastanza fedele all'umano, però andiamo a vederle. C'è l'umano, l'avian, l'apex, queste sono le classiche, il floran, l'ilotl, che poi c'è la descrizione, Novakid, Scat, Eldukar. Poi la domanda che potreste farvi è: io posso giocare normalmente la storia? E la risposta degli sviluppatori di questa mod è sì, assolutamente. C'è anche il Lizard con la foglia, Fenerox, Slime. Io faccio l'umano, alla fine, cacchio. Sì, poi in effetti fai una mod e non mi fai la razza nuova. E quindi cosa facciamo? La razza, questi qua? Allora, tradizioni, gli enigmatici Knight sono persone evolute in un mondo di penombra. Ah, ok. Xenofobiche. No, allora no. C'è anche questo che è il Tenebra, perché essendoci nuovi pianeti, nuove cose, ovviamente ogni razza è legata a una delle nuove cose che sono state aggiunte. No, dai, facciamo l'umano, lo facciamo uomo, lo facciamo pelato, così almeno ci distinguiamo dalla massa. Lo giochiamo in survival e lo chiamiamo Indie, tanto per cambiare. Lo iniziamo e andiamo a vedere che cavolo succede. Il gioco, l'installazione della mod, meglio, è, come definiscono i creatori, un viaggio di sola andata, perché nel momento in cui l'andrete a togliere corromperete tutti i file di gioco e dovete reinstallare tutto. Quindi c'è anche il rischio di corrompere anche i salvataggi che avevate già, quindi è da evitare, insomma, fare un backup prima di installarla. Cioè praticamente è un inizio completamente diverso. Svegliati, o l'hanno aggiunto da poco e non... Per interagire con le persone vicino, le porte o così, premi... Ok, allora, molto bene, andiamo in bagno. Si può? Ok. Aspettate che... Ok, fatto, scusate. C'è anche la lava lamp. Si può spegnere. Questa è quella che balla, va bene, molto bene. Che figo. No, non dirmi che... No, ok, non si può suonare la chitarra. Va bene, la tua uniforme è disponibile nel tuo armadietto personale. Perfetto. Ok. Prendi tutto con lo shift. Me la indosso immediatamente, così magari... Aspetta, chiudi tutto. Vorrei con la C, no, cosa che era la I, ok. Vorrei indossarla, perfetto. Anche i pantaloni, ok. E questo cos'è?
Ah, ok, volantino dell'emergenza. Buongiorno, hey Indy, hai un momento per parlare? Sì, parliamo. Presto sarò un vero protettore con il mio... Non ho letto. Ho sentito... Vabbè, insomma, andiamo avanti, dai, non è che si può rimanere qua. Ah. Shuttle Main... Ah, benvenuto nel protettorato terreno, parlami per... Vabbè, per l'inventario, sì, va bene, lo so già. Buongiorno, lei è un Avian? Ah, ok, ti ha rubato i pixel la macchinetta, va bene. Perché, se non ricordate, la valuta sono i pixel, che poi si trovano uccidendo anche i mostri, insomma, che si perdono quando si va a morire. Ah, qua... Buongiorno. Ah, deve spazzare sui peli? Va bene. Questo qui è It. Siediti un momento con me e... Ok. Molto bello. Bellissima questa ambientazione, questa città, però io devo capire qual è il mio posto. No, in realtà in alto a destra c'è scritto di che devo andare a frequentare il meeting d'emergenza, quindi buongiorno. E Indy, sì. Ah, eccolo lì, c'era il pubblico. Fantastico. Ma peccato sia in inglese, davvero, peccato. Cioè, più che altro vanno veloci, quindi non è che... Cari cittadini, il nostro mondo sta affrontando una minaccia, il tempo per agire è arrivato, dobbiamo unire le forze e riuscirsi a leggere in tempo. Se non ingaggiamo immediatamente il rischio totale di annientamento, non possiamo lasciare che cada la nostra nobile repubblica, insomma. Per combattere questa minaccia suggerisco una tossina, che deriva da una sostanza chiamata Aether, con cui possiamo armarci, col manipolatore di materia. E che cos'è questo? Sicurezza? Ed è crollato tutto. Ah, fantastico. No, è qui. Agente, prendi il manipolatore e corri. Cioè, io inizio questo gioco, vabbè, a parte che adesso è una mod, però inizio questo gioco 25 volte nella mia vita e non inizia mai uguale. Perché poi, vabbè, con le mod e tutto, io... mod e non mod, perché io lo avevo già giocato, l'avevo giocato in coop per diverso tempo, e il gioco era completamente diverso quando era in Early Access. Cioè, proprio l'inizio era completamente diverso. Allora, il soffitto è collassato, il manipolatore di materia, premere per equipaggiarlo, perfetto. Quindi è collassato tutto, quindi ce ne possiamo andare con questo. Ma dici di andare di qua? Sì. Vediamo. Posso prendere la panchina, no? Ok. Accesso al tetto. Scan. Ok, dice che il pavimento è crollato. Ah, ok, è venuto giù tutto qua. E se io lo aprissi? No, ok, vabbè, niente. Belle le tubazioni. A me fanno impazzire queste cose strutturali così che comunque non servono a niente, ma sono belle da vedere. La scala del disastro è incommensurabile. La distruzione sta... È impossibile quantificare, insomma, quanto è successo, cosa sta succedendo, insomma. Va bene, andiamo giù. E i tentacoli. Vabbè, andiamo di qua? No, andiamo di qua. Sì, in pratica è una sorta di tutorial, insomma. E io credo che mi prenderà molto. Io poi voglio portarvi gli indie più interessanti, quindi, insomma, questo, se non è interessante questo. Che l'idea delle mod non l'ho mai presa in considerazione, a dire la verità, ma alla fine ho avuto sempre un blocco psicologico contro le mod. Però in effetti fa parte del gioco. Allora, beh, devo andare a prendere la spada, quindi, insomma, ok. Molto bene. Ah, eccola qua. Hai bypassato. Ok, sali a bordo. Eh no, scusate, mi piglio anche questo. La carta igienica. No, sono le bende in realtà. Si può salire? Ok, dai, ce ne andiamo. Ce ne andiamo, partiamo, insomma, andiamo via. Io onestamente non so se questo è un inizio del gioco o della mod. Potrebbe anche essere della mod.
Però non lo so, non lo so. Perché, come vi ho detto prima, la storia resta la stessa, ma cambiano tutte le meccaniche. Infatti qua Zhtarbond è il tutorial, perché c'è tutta una serie di missioni su questo, come vi dicevo, gestite dalla mod, quindi la storia base non cambia, ma i tutorial sì. Allora, un menu in meno a disturbarti. Va bene, ok, va bene. Normalmente questa finestra non può essere chiusa istantaneamente. Quando è che. Ok. Va bene, perfetto. Information. Ok. No, niente, sarà da leggere, ma ovviamente facendo video non è che posso stare qua. Andiamo avanti. Sì, ci sta avvertendo di fare attenzione a delle mod. Qua è chi ha fatto la mod. Qua sono tutti quelli che stiamo guardando il change. Dismiss. E andiamo avanti. Buongiorno, la nave è andata. E ovviamente ci sta parlando l'intelligenza artificiale. Ok. Ok. Please, input repair method. Ok, default ship. Oh. Ah, mi ha costruito la nave di default. Ma no, no, era così bella quella di prima. Mannaggia, non c'è modo di tornare indietro. Vabbè, abbiamo la missione base. Niente, andiamo a vedere. Magari abbiamo resettato la. Attenzione, qua c'è tutta una serie di libri che ci insegnano come giocare. Quindi proviamo a leggerli, eccoli lì. Abbiamo aperto il primo, ci spiega Fracking Universe Guide. C'è un sacco da leggere, sono 23 pagine che ci spiegano tutte le novità aggiunte, quindi ci sarà ben da studiare. Comunque, adesso magari iniziamo a. Non lo so, adesso non abbiamo carico carburante, missioni. Non ci sono missioni, non c'è niente di niente, proviamo a scendere e diamo un'occhiata sul mondo dove siamo. Sì, potevo riparare quella navetta lì, però. Oddio. Dobbiamo trovare un'arma a energia, magari. Ah, qua ci curiamo. Perfetto. Si può prendere, perché non mi dispiacerebbe. Potrebbe essere una bella casa questa dove vivere. Intanto recuperiamo pixel. E poi diamo un'occhiata magari anche al crafting, se è cambiato qualcosa. Purtroppo è notte, quindi. Buongiorno! Ah, ok, la classica tenda che ci cura. Ah, non mi fa entrare però, perché? Perché non è mia? La voglio. Ah, mi scusi, perdoni. Ah, mi scusi. Beh, davvero. Metallo? Questa è. Un modulo per il manipolatore. Altro metallo. Hai scoperto un core fragment e un oggetto utile. Ne hai bisogno di almeno di 20. Va bene. Hai tenuto il manipolatore. Ok. Va bene. Questo cos'è? Non so cosa sia. Ma non ho a dire la verità neanche delle torce, non ho niente di niente, quindi vorrei craftare qualcosa con i materiali disponibili. Niente, dobbiamo ottenere qualcosa, dobbiamo scavare un po'. Allora, intanto iniziamo a prendere un po' di qualche scattino ogni tanto, ma ci sta. Musica, vabbè, sempre figo. Ah, lì sotto ci sono i mostri soliti, fastidiosissimi. Io intanto prendo un po' di terra, poi devo andare a cercare anche un po' di legno, è fondamentale per fare il primo rifugio. Ma io piglio anche la pianta, così almeno
Hai scoperto alcuni semi? No, veramente c'è tantissimo da leggere, tantissimo da fare, quindi adesso diamo un'occhiata. No, qua si va giù. Io non voglio andare giù perché vorrei esplorare il pianeta. Quindi io farei una cosa di questo tipo. Così. E ho finito già i pezzi. Ok. Scaviamo. Scaviamo e ci creiamo una strada per andare su. Ovviamente poi rimango disponibile per provare, per andare avanti, diciamo, con altri gameplay. Ovviamente non è che si possa vedere molto già da qui. Però la mod sembra essere davvero intrigante, anche se non abbiamo visto nulla in realtà. Aspetta, perdoni, adesso devo trovare il tasto. Ok, vi suono io. Abbiamo la tenda, poi la piazziamo. Che veramente il gioco dovrebbe sconvolgere tutto. La mod dovrebbe sconvolgere completamente il gioco. Questo volevo dire. Abbiamo trovato finalmente gli alberi. Quindi iniziamo magari ad abbatterli, così da riuscire anche a scavare questo ferro qua sotto. Perfetto, il nostro sistema di guida ci dice di andare avanti ad abbattere gli alberi. Anche se in realtà io non so se è possibile tornare all'altra nave, perché mi piacerebbe avere quella nave. Quella nave nuova, con quella sottostiva, diciamo, che abbiamo visto. Comunque io so che è possibile, se non ricordo male, già nel gioco base aggiungere moduli alla nave. E soprattutto poi è possibile anche guidare i mezzi, ma penso di avervelo già mostrato. Ed è possibile anche creare una stazione spaziale. Poi con le ultime patch avevano aggiunto anche la possibilità di diventare dei cacciatori di taglie. Quindi adesso io voglio andare su perché voi pensate che. Io non ho visto perché non vedo mai niente. Indy, non hai visto? C'era il tesoro. No, l'ho visto. Però dentro c'è niente. Va bene. Poi ero molto indeciso di dire la verità se giocare a questo gioco o a Planet Centauri. Ho giochicchiato un pochino anche quello, stanno aggiungendo un sacco di cose, però poi il fatto di la presenza di questa mod. Beh, ma non hanno fatto molto danno però. Scusi? No, ma non fa tanto danno, a dire la verità, però io vorrei. Quello lì col martello, è bello che hanno detto attack. Minghia, Johnny. Mi ricorda molto Cortex Command questa fase di gioco. Mi piacerebbe però craftare. Non si può. Qualcosa da lanciargli, ma no, no, non si può. Ci vorrebbe. Allora, intanto. Buongiorno! Io quasi quasi. Ma siamo fuori? Allora, adesso. Cosa stanno facendo lì sotto? I cuoricini. Adesso devo aprire, mettere giù la tenda. Che chissà dove cavolo è la tenda. Mannaggia, dove l'ho messa? Vabbè, prendo il medikit. La tenda io l'avevo presa, mi pare. Non la vedo, ma. Sì, infatti, eccola qua. Non so perché non me la faccia vedere. Comunque, adesso io vorrei piazzare prima di tutto. Vabbè, intanto la metto qua. Metto un po' di roccia qui, così. Con lo shift se ne piazzano solo. Ok, possiamo piazzare la tenda. E quindi mi metto a dormire. Devo scendere a sistemare quei tizi, ma non ho un'arma, quindi. E non è neanche detto che loro mi forniranno un'arma una volta che li avrò uccisi, se li ucciderò. Quindi, insomma, io adesso gli do una ripassata. Tra
Tanto non fanno molto danno, a dire la verità, quindi... Ok, uno è andato e due sono andati. Io lo so che voi lo sapevate già che io sarei morto, come al solito, e invece no. Stavolta non è andata così. Ma non ho recuperato niente di che, perché ho preso il tavolo degli interrogatori, dove in realtà mi curo. Ho preso... Ah, ok, questa è decorativa. Niente, adesso mi curo e poi continuiamo con l'esplorazione, perché in realtà la missione non è che mi dice nient'altro. Teletrasportati sulla superficie usando il teletrasporto, cerca risorse e fixing the ship. Allora, in realtà adesso io vi lascio, chiudo, poi continuerò. Me lo giocherò un po' e se sarete interessati a saperne di più rispetto a questa mod, beh, fatemi sapere e ve lo farò. Vi farò un altro video, magari esplicativo, o una serie, non lo so, vediamo. La Fracking Universe è una gran mod, probabilmente la più grossa mai fatta per Starbound. Ovvio che non era possibile vederlo adesso. Abbiamo visto un po' le razze e bisogna studiarsela, è tutta completamente in inglese e ovviamente è come apprendere un gioco nuovo, soprattutto dovrei andarmi a studiare tutte le razze nuove. Quindi ragazzi, io rimango in attesa di un vostro parere, quello che ne pensate, se volete un approfondimento. Io comunque me lo giocherò a prescindere, perché voglio riappassionarmi a questo gioco e questa mod aggiunge proprio quello che io stavo cercando. Quindi ragazzi, fatemi sapere, lasciatemi i commenti qua sotto e ditemi se vi può interessare in futuro. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!